Ben ritrovati, no? Buongiorno, buon pomeriggio e buona giornata. Oltre a dirvi anche buon pranzo, ci avviciniamo all'ora del pranzo. Ecco, facciamo il resoconto sulla divisione dei roster di Raw e di SmackDown dopo il draft annuale, appunto anno 2020. Per quanto riguarda Raw abbiamo AJ Styles, Akira Tozawa, Andrade, Angel Garza, Arturo Ruash, Big Show, Bobby Lashley, Braun Strowman, Cedric Alexander, Dabba Kato, Drew Gulak, Drew McIntyre, Elias, Eric, The Fiend, Gran Metalik, Humberto Carrillo, Ivar, Jeff Hardy, Jinder Mahal, John Morrison, Keith Lee, Kofi Kingston, Lince Dorado, Mace, Matt Riddle, The Miz, Mustafa Lee, MVP, Randy Orton, Ricochet, Riddick Moss, R-Truth, Samoa Joe, Sheamus, Shelton Benjamin, Slabiak, T-Bar, Titus O'Neil, Tiger, Xavier Woods, gli uomini. Le donne Alexa Bliss, Asuka, Becky Lynch, Charlotte Flair, Dana Brooke, Lacey Evans, Lana, Mandy Rose, Mickie James, Naomi, Nia Jax, Nikki Cross, Peyton Royce, Reckoning, Shayna Baszler. Per quanto riguarda SmackDown, abbiamo Aleister Black, Angelo Dawkins, Apollo Crews, Biggie, Bo Dallas, Cesaro, Daniel Bryan, Dolph Ziggler, Dominic Mysterio, Jackson Ryder, Jey Uso, Jimmy Uso, Kalisto, Kane, Kevin Owens, King Corbin, Lars Sullivan, Mojo Rawley, Montez Ford, Buddy Murphy, Otis, Rey Mysterio, Robert Roode, Roman Reigns, Sami Zayn, Seth Rollins, Shinsuke Nakamura, Shorty G, ho detto anche Shorty Gable, Steve Cutler, Wesley Blake, le donne di SmackDown, Bayley, Bianca Belair, Billie Kay, Carmella, Liv Morgan, Natalya, Ruby Riott, Sasha Banks, Tamina, Zelina Vega, manager ovviamente Paul Heyman. Concludiamo questo video ricapitolando che quindi il draft è concluso. È ovvio che a partire dalla puntata di SmackDown di questo venerdì ci sarà venerdì per SmackDown la season premiere, quindi la prima stagionale, si festeggia il primo anniversario di SmackDown su Fox. Lunedì prossimo a Raw ci sarà lo stesso, la season premiere. Ovviamente Raw va da tanti anni in onda su USA Network. Quindi questa è la divisione dei roster, magari c'è ancora un po' di mescolanza perché giustamente bisogna offrire delle puntate spettacolari in queste season premiere, ma presto diciamo ci sarà tutto la divisione com'è, le storie appunto, quelle di SmackDown hanno una loro fase, quelle di Raw ne hanno un'altra. Bene, a frappè ci vediamo con almeno per ora l'ultimo video di giornata dedicato alla competizione continentale di pallacanestro Eurocup con le squadre italiane. Quindi ci vediamo a frappè e alla prossima. Ricordatevi che il mio canale è ricco di contenuti video senza costi da parte vostra. Senza guadagno o scopo di lucro da parte mia. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao!